Buonasera a tutti, mascherina d'ordinanza, siamo a San Siro come potete vedere, però non ci sono notizie positive, tutt'altro, una tegola pesantissima per Antonio Conte, arrivato il comunicato ufficiale dell'Inter che annuncia la positività di Achraf Hakimi all'ultimo controllo, all'ultimo tampone UEFA eseguito nella giornata di ieri, quindi positività al tampone per il controllo del Covid-19. Per fortuna il giocatore è completamente asintomatico, però una tegola pesantissima per Antonio Conte. Adesso verrà isolato come da protocollo, sperando che in 10 giorni riesca a sconfiggere il coronavirus, come sono riusciti a fare Bastoni e Nainggolan, che saranno a disposizione questa sera per una partita così importante. Però non ci sarà Hakimi con la sua velocità e cambiano un po' tutti i piani di Conte, perché a meno di sorpresa a questo punto Darmian, il nuovo acquisto, ancora 0 minuti giocati, probabilmente verrà schierato sulla fascia destra, era in ballottaggio con Perisic per giocare sulla fascia mancina. A questo punto questo cambio dovuto all'emergenza, questa bruttissima notizia con Conte che dovrà rinunciare alla velocità, anche alla conoscenza degli avversari del marocchino con passaporto nato in Spagna, ex Borussia Dortmund, e quindi tutto da rifare, ennesima brutta notizia, con anche la nuova positività di Ashley Young, sempre nel controllo di ieri, che quindi ancora non potrà tornare a disposizione, aspettando notizie da Skriniar e dalla Slovacchia. E poi sul fronte Gagliardini Radu, con i due giocatori ancora positivi, non buone notizie per Conte. Dicevamo, a questo punto Darmian verrà trasferito a destra, a meno che non cambi veramente qualcosa lo schieramento e la difesa a 3, o non faccia giocare subito Bastoni utilizzando D'Ambrosio o Kolarov per giocare sugli esterni, con De Vrij a guidare la difesa davanti ad Handanovic, la stessa retroguardia vista nel derby. A questo punto poi giocherà Perisic a sinistra, salta al ballottaggio con Darmian, in mezzo al campo Vidal e Barella, Sensi aspettiamo notizie per vedere se riuscirà almeno a essere in panchina o se l'affaticamento muscolare accusato nella giornata di lunedì è più grave del previsto e comporterà un ennesimo stop in questa sua lunga, diciamo, stagione di infortuni iniziata proprio un anno fa, primi di ottobre, Inter-Juventus, ve lo ricorderete. Da lì in poi un calvario lunghissimo, sperando che sia solo un ricordo del passato. Grandissima chance, opportunità per Christian Eriksen per giocare dietro le punte, dove ci sarà la grande sorpresa, Sanchez e non Lautaro. Questo a meno di novità dell'ultima ora, di cui naturalmente vi terremo informati. Insieme a Lukaku ci sarà Alexis Sanchez, un altro esperto di Champions, di partite che contano, perché quello col Borussia Mönchengladbach è un vero e proprio spareggio per cercare la qualificazione agli ottavi, subito partita decisiva. Conte non l'ha detto, ma l'ha fatto capire: non sono più permessi passi falsi come nella passata stagione. Io aspetto tutti i vostri messaggi del post partita, hashtag angolo della posta, mi raccomando, tutte le ultime novità. Ci ritroveremo per un punto, incrociando le dita per una prestazione da Inter, per lasciarsi alle spalle la delusione del derby e cominciare questa Champions nel migliore dei modi. Certo è che non inizia sicuramente bene per Conte con questa bruttissima notizia, la ricordiamo: Achraf Hakimi positivo all'ultimo tampone per il Covid-19 e dunque adesso in isolamento, asintomatico, ma Conte dovrà rinunciare al laterale velocissimo marocchino per un bel po' di partite. Rimanete sempre sintonizzati, tutte le ultime notizie sempre qui sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto.